mi interessava raccontare proprio la paura, che è un tema che raccontato ma nella maniera ancora secondo me sbagliata, nel senso che si va poco a investigare su quelle che sono proprio le fobie, che sono le vere paure del ventunesimo secolo. Tanto è vero che quando parliamo in giro del film Fobie si accende un lumicino, cosa che è successa per fortuna anche ai produttori, dicendo beh, insomma, interessante, quali sono queste fobie? E così nasce il progetto, e nasce anche dall'idea di voler girare fuori dall'Italia. L'idea nasce dal fatto che già 3 anni fa ci avevamo visto giusto sul fatto che i soldi sarebbero sempre meno, sarebbe stati sempre meno per l'Italia, e ci interessava, proprio perché abbiamo sviluppato a Budapest col Media questa sceneggiatura, raccontare, cercare di provare una cosa che non era stata mai fatta, cioè a livello anche di low budget, e coinvolgere 5 paesi come se si trattasse di produrre un cortometraggio, perché se noi facciamo i calcoli sono 25 minuti a paese, quindi non è tanto. E abbiamo pensato che questa fosse un'idea fattibile, poi ovviamente il tempo è passato, quindi è comunque un'idea molto difficile, però l'idea di partenza era quella che si potessero fare 5 cortometraggi e poi montarli insieme. A noi fa piacere allargare e fare ancora più ambizioso progetto e essere uno tra 5 paesi dentro un progetto che ci sembra molto interessante. La strategia iniziale era quella di raccontare le fobie del mondo occidentale. E quindi avevamo scelto dei paesi europei che potessero condividere questo tipo di fobia. Chiaramente sono fobie in ambito culturale occidentale, cioè la paura dello straniero, la paura, la patologia di quello che abbiamo dentro, quindi la paura verso l'esterno ma anche verso l'interno. Per esempio c'è un episodio che si chiama bacillofobia, in cui una donna ha paura di avere dei microbi addosso. La fobia se mi ha colpito, uno perché i fobie se... partendo da me ce l'abbiamo tutti, quindi in effetti, però a parte quello che mi piace molto, io ho sempre sostenuto di fare progetti europei, questo è stato per me un primo inizio di coagulare l'idea di averci 5 registi, 5 storie girate da loro stessi, quindi vorrei interferire il meno possibile, tranne che ci sia un comune denominatore che coordini un po' tutto, e questo è quello che ho cercato di aiutare i ragazzi. La base di tutto è la sceneggiatura. L'iniziativa è molto bella, in visione europea, quello che hanno detto anche i ragazzi. Adesso abbiamo la cosa importante, poi abbiamo trovato anche una coordinatrice come era Ines, che ci coordina tutto, e che poi coordinare tutti non è facile, questo è il problema. Allora ci riusciamo, una bella scommessa, quindi speriamo bene. Un progetto ambizioso, è un amore che è nato un anno fa al Festival di Roma, all'NCN Meeting, dove abbiamo potuto trovare parte dei partner che sono attualmente coinvolti nel progetto. E niente, adesso la speranza è quella di presentarlo l'anno prossimo, magari in concorso al Festival del Cinema di Roma. Si dovrebbe girare in primavera. Stiamo chiudendo gli ultimi accordi e adesso niente, penso che cominci sotto una buona stella.